Dall'introduzione al pendolo di Foucault di Umberto Eco. Fu allora che vidi il pendolo. La sera, mobile all'estremità di un lungo filo fissato alla volta del tempio, descriveva le sue ampie oscillazioni con isocrona maestà. Io sapevo che la Terra stava ruotando, e io con essa, e insieme ruotavamo sotto il pendolo, che in realtà non cambiava mai la direzione del proprio piano di oscillazione, perché lassù, da dove pendeva, e lungo l'infinito prolungamento ideale del filo, in alto, verso le più lontane galassie, stava immobile per l'eternità il punto fermo. Io sapevo, ma chiunque avrebbe dovuto avvertire nell'incanto di quel placido respiro, che il pendolo era regolato dal rapporto tra la radice quadrata della lunghezza del filo e quel numero pi greco che, irrazionale alle menti sublunari, per divina ragione lega necessariamente la circonferenza al diametro di tutti i cerchi possibili. Così che il tempo di quel vagare di un grave dall'uno all'altro polo era effetto di un'arcana cospirazione tra le più intemporali delle misure, l'unità del punto di sospensione, la dualità di un'astratta dimensione, la natura ternaria di pi greco, il tetragono segreto della radice, la perfezione del cerchio. Perché nel vuoto qualsiasi punto materiale pesante, sospeso all'estremità di un filo inestensibile e senza peso, che non subisse la resistenza dell'aria e che non facesse attrito col suo punto d'appoggio, oscillerebbe in modo regolare per l'eternità.